Però bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Abbiamo raddrizzato un po' la divisione 3 nelle ultime partite e stiamo andando abbastanza bene. Vediamo se riusciamo a continuare così. Come sempre, ragazzi, mentre cerchiamo il nostro prossimo avversario, se fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di questa scalata alla divisione 1 con soli giocatori del Napoli. Chiaramente, ragazzi, questo è il modo migliore per supportarmi. Detto questo, vediamo chi ci capita in questa puntata. Vediamo se riusciamo. Intanto già scarico il joystick, tutto a posto. Vediamo se riusciamo a continuare la striscia positiva. In questo Galatasaray Napoli, un avversario di divisione 2 rispetto a noi in questo momento. Siamo ancora in divisione 3. Andiamo a vedere Galatasaray, che non è, ragazzi, la prima volta che l'incontro in questa stagione. Allora, abbiamo Rachmani che non è in forma. Olivera on fire, ma chiaramente non potrà giocare. Faccio giocare Mazzocchi, che ho sempre il problema. Osticard non mi piace, ma è troppo lento. Ok, c'ha delle bestie di Satana. Metto solo Zielinski trequartista per provare a farlo entrare un po' di più tra le linee. Ok, andiamo al match. Vedo una squadra avversaria molto molto ostica. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Galatasaray Napoli. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole. Ottime direi. Sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i Si giocatori in campo parte. apprezzeranno. Insomma, davvero Van una splendida Nistelrooy muove serata. la prima palla, Clima vanno perfetto subito per giocare a larghi, subito calcio. dentro, vanno Tutto col si kick off concentra di sulla Lorenzo, sfera ferma tutto. comune. Meret Tifosi, sbaglia questa attesa qui, la si cross paga in mezzo ancora, Meret fa una follia assurda, ma lui la mette qui fuori. Si nell'ordinotto gira c'è sempre una Zielinski, rabbia va che da quando l'onda Anghissa, inizia a palla per piovere Politano, inizia scende tutto. Politano, va Il calcio si Politano, trasforma palla per perfettamente in Mazzocchi, una dentro per giocata Zambo con Anghissa, niente da qualsiasi fare. si Zielinski può ferma tutto giocare. Zambo Prima Anghissa, palla palla per Zielinski dentro per Victor, intercettata dal Galatasaray. Lobotka prova ad andare a chiudere su Opportunità di andare Digne, in niente da contropiede. Si è fare. spostato, Nathan, ma non palla per troppo. Meret, che rilancia lungo Avversari verso possono tirare un sospiro Zielinski, che sollievo visto che appoggia a hanno dato il calcio in Lobotka, la contropiede dà a debolissimo. Nathan, che prova ad alzare questo pallone verso Kvaratskhelia, che appoggia Zielinski dentro per Osimhen. Osimhen, Si gira Victor Osimhen, ottima progressione appoggia palla al Zielo, piede. 1-2, va dentro Osimhen, Victor Osimhen, la ultima parata palla. di Canne, incredibile, calcio Incisione, d'angolo. occasione radente al suolo. Siamo andati in porta con 1-2. Interessante. Primo corner della Zielinski partita, il gol già annunciato cercherà dell'equo. Victor Osimhen. Attenzione, Zielo verso Victor Osimhen che prova a buttarla Calcio lungo dentro. nel corridoio di Niente mezzo. da fare. Mario Rui se ne va qui. Beckham, Mario Rui Spettacolo. rientra. Adesso possono Palla ripartire dentro, con velocità. Mazzocchi. Attaccare con troppa Poi forma, allarga verso Politano, ma non appoggia per Osimhen, niente da fare, allarga qui il Galatasaray che prova a scendere, arriva Di Lorenzo che chiude alla grande, Giannino Di Lorenzo, attenzione, la riceve sulla palla palla. dentro, bravissimo Anghissa, un po' di lag, Di Lorenzo Sei la butta fuori compagni. verso Politano, la palla è Accentramento recuperata da perfetto. Puyol. Lobotka, Avanti scende Politano. Lobotka, prova ad alzare dall'altro lato Sulla per destra. Prende Politano, la palla un'altra esce. rimessa laterale. Partita bloccata fino ad ora. Politano a rubare questo pallone. Scende Politano, appoggia per Lobotka che va dentro ad Osimhen. Osimhen, che la Osimhen dà a in via verticale. Mazzocchi, che però Operativo non riesce a Zielinski. prendere questo pallone. Buona occasione per Beckham, palla Palermo. dentro di Lorenzo, chiude tutto. Nathan. Palla per Zielinski, Zielinski. scende Zielinski, appoggia per Fase centrale Anghissa, del primo va da tempo. Politano, Sicura si gira presenza. Politano alla grande, il giro! Politano! Can! Reazione di puro istinto del portiere. Parata di Bella Can, che conclusione adesso per rilancia evitare lungo, la Mario Rui va a saltare ripresa su del Napoli. Beckham, lo Si sbagliava la contrasta, sfera. palla per loro. Bene così. Palla lunga verso Van Nistelrooy, prova a chiudere Nathan, c'è Digne, Interna. arriva Lobo che appoggia per Zielinski, Lobo che va da superiore. Politano Bene, subito Zielinski dentro per supera. Osimhen, si gira Osimhen dall'altro lato, Osimhen, dribbling di Osimhen, non riesce ad andare da Palla Politano, leggera di un pallone peccato. davanti. Anghissa, proviamo a Va a dialogare con chiudere, Politano. Di Bene, Lorenzo in Zielinski, che si chiusura, lascia sfuggire.
La dà poi a Zambanghissa, proviamo a partire in contropiede, Anghissa dentro per Victor Osimhen, la palla non passa. Can rilancia lungo, lo botto, ha provato a appoggiare per Anghissa, ma riparte il Galatasaray che va dentro, qui quest'altro sono passati, ma Meret la para e rilancia lungo verso Osimhen che appoggia Politano, anticipato Roberto Carlos, Di Lorenzo brecca a centrocampo, scende Mazzocchi, appoggia per Anghissa che va dentro ad Osimhen, si gira Osimhen dentro per Zambo, la palla non passa purtroppo. Mazzocchi non riesce a chiudere, ecco, qua va Figo, attenzione palla dentro, deve chiudere Di Lorenzo, ci riesce alla grande Di Lorenzo che poi va pure da Politano, si ferma Politano, va centrale Razzirischi, prova a portare palla a Zielo, si ferma, palla per Anghissà, si gira ancora Zambanghissà, scende Anghissà, tiene troppo palla Gerrard, fa ripartire subito Figo, prova a tornare anche Lobotka insieme a Mazzocchi, palla dentro, gol di Van Nistelrooy ragazzi, 1-0 per loro, non so quanto meritato ma il Gala è in vantaggio, palla per Mazzocchi, va Politano, scende Politano, va dentro da Mazzocchi, si gira Mazzocchi, se ne va Mazzocchi, squale Mazzocchi, palla per Anghissà che prova ad appoggiare a Kvaratskhelia, si era scoperto un po' col Galatasaray, Maro sta giocata, esce Meret su Van Nistelrooy, uscita pazzesca di Meret, poi Di Lorenzo, palla per Mazzocchi, scende ancora Pasquale Mazzocchi, va ancora lui, palla per Politano, si gira Politano dentro per Mazzocchi che penetra, incredibile Mazzocchi, l'alza Can, stiamo provando ad arrivare con poca fortuna, Van Nistelrooy è qui, se ne va Figo, Mario lui, va da Meret, stoppa questa palla e rilancia lungo verso Zielinski, non riesce a saltare, torna anche lui su Beckham, attenzione Beckham, cross e mezzo, due gol uguali ragazzi, 2-0 Waldo, gol di Figo, Mazzocchi, Politano, palla subito per Anghissà, Osimhen, Lobotka, Osimhen, Kvaratskhelia anticipato, Mario lui, palla per Zielinski che fa correre subito Kvaratskhelia, Kvara prova a rientrare Kvaratskhelia, va al cross in mezzo verso Osimhen, loro segnano e noi invece facciamo sti cross e la buttiamo fuori, questa è la differenza per il momento ragazzi di questo 2-0 per il Gala. Can, rilancio lungo, siamo nel minuto di recupero, Van Nistelrooy l'appoggia per Ronaldinho, Di Lorenzo fa un break, Anghissà fa correre Politano, attenzione Politano appoggia Zambanghissà che sbaglia lo stop, però a tenerla lì niente da fare, finisce il primo tempo 2-0 per il Galatasaray, in realtà è stata una partita in realtà più equilibrata di quello che dice il punteggio, ma sono avanti loro, dobbiamo assolutamente migliorare, si riparte Osimhen, palla per Lobo che va da Mario lui, scende lui, poggia a Kvaratskhelia, si ferma Kvara, prova a rientrare, va dentro da Victor Osimhen, tacco per Politano che poi torna da Osi, forse potremmo provare a tirare, Zielo prova il break, Di Lorenzo recupera palla, palla per Anghissà, la palla finisce a Mazzocchi che va dentro da Politano che si ferma, l'alza, calcio d'angolo, posizione della difesa, devia la palla in calcio d'angolo, il loro secondo corner del match, Mario lui, statistica sugli avversari ancora zero, verso Victor Osimhen che prova a spizzarla, la palla resta lì ma siamo sfortunati nel rimpallo anche questa volta, loro riescono addirittura a ripartire, ma questi lag c'è, io penso che siano assolutamente colpa sua, ma sta laggando la bestia ragazzi, si riparte e dai, partire in cassaforte,
Lui palla per Kvara, scende Kvara Skelia dentro, però Zielinski rientra, Zielinski fin dentro, fermato da Ronaldinho. Incredibile, però una solita palla dentro, Nathan la recupera, palla per Mario, ancora un lag ragazzi, devo capire se è colpa mia, ma non credo. Adesso Zielinski va da Kvara Skelia dentro per Zielo, ancora rientra Zielinski che spara, colpisce un difensore e ripartono addirittura loro, ancora palla dentro verso Van Nistelrooy, torna Mario Rui, palla per Zielinski, va dentro Osimhen, male Zielo, Nathan recupera palla verso Mario Rui, va da Kvara Skelia, ancora per Zielo, ancora per Mario Rui, Rui va dentro Napolitano, gran palla, l'appoggia Nandissà che torna, Napolitano che si ferma, l'alza per Osimhen e poi Kvara Skelia, almeno accorcia sul 3-1 Kvara. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ben giocato. 3-1. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Proviamo a cambiare qualcosa. Allora, dentro Olivera, anche perché Mario Rui non sta facendo una partita spaventosamente bella. Nemmeno Zielinski, quindi metto Maradona. Trequartista, metto sostanzialmente il doppio mediano. Ma con Anghissà di qua che diventa centrocampista centrale e Lobotka lo lasciamo mediano. Politano è stanco, lo togliamo, mettiamo un gong, mettiamo anche il Ciolito perché Osimhen comunque è stanco, è inutile continuare. Nathan lo possiamo lasciare, non so se mettere anche Raspa, magari fra un po', magari fra un po', proviamo così. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Palla dentro, attenzione Ronaldinho, cross in mezzo di Lorenzo, va a metterla fuori Nathan, la palla resta lì, cross in mezzo Mazzocchi di Lorenzo e poi Anghissà, Mazzocchi dentro per Maradona, erroraccio, tiro dalla distanza Meret, un riflesso fulmineo, gran parata, non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Beckham dalla bandierina, cross e mezzo, Nata non la prende, Olivera sì, Maradona la lascia lì stupidamente, Ronaldinho. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la follia da parte mia. 4-1. Nathan, proviamo a scendere, errore di Nathan ragazzi, quando le partite si mettono così. Di Lorenzo, Kvara Skelia riesce a toccarla ma non abbastanza, Di Lorenzo ancora palla dentro, lo bocca Meret, prova ad alzarla verso il Ciolito Simeone, niente da fare, ripartono ancora loro, palla dentro, attenzione Di Lorenzo, Mazzocchi recupera, va da Maradona che prova ad andare da Anghissà, Ronaldinho ancora a recuperare palla, incredibile. Ripartono ancora loro, Olivera a recuperare il pallone, poi Nathan che va lungo, palla persa, la recupera ancora Olivera che va da Kvara Skelia, prova a rientrare Kvara Skelia, va dentro da Maradona, il Ciolito Simeone verso un gong, si ferma un gong, rientra, perde palla Di Lorenzo, recupera il pallone dentro per Mazzocchi, la palla resta lì, Di Lorenzo ancora a recuperare palla, va ancora da Mazzocchi che fa correre in gong, prova a prendere questa palla in gong, dribbla prima in gong, fermato poi da Gerrard, Di Lorenzo recupera palla ancora Giannino, appoggia Lobotka, fa correre in gong che prova a rientrare, dribbling in gong che tira, deviato da Puyol, niente da fare. È una partita strana, molto strana. Di Lorenzo prova a colpire, recuperiamo palla con Anghissà che prova a scendere Zambo Anghissà, palla per Kvara Skelia, scende Kvara Skelia dentro per Zambo Anghissà, ancora riappoggia dietro ancora per Kvara Skelia che prova a crossare, la palla arriva a Maradona, torna in gong, niente da fare, Olivera se ne va, you must lag, ma io devo vedere. Attenzione,
Mazzocchi, palla per Anghis che allarga per Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia, si ferma dentro per Maradona, gran palla di Kvara per Maradona che rientra dietro per il Ciolito, Canna la prende, Kvaratskhelia l'alza ancora, niente da fare, Digno Lobotka la perde, l'aveva provata a recuperare con un break, Figo prova ad andarsene, va al Mister Roy, palla larga per Beckham, niente da fare, Olivera in chiusura, palla per Kvaratskhelia che va dentro dal Ciolito, Simeone che appoggia Maradona, va da Ngong che tira, palla parata di Can, no fra, ma è inutile anche perché era finita, cioè è finita, quindi cazzo no, è inutile pure mettere. Maradona proverà il cross direttamente verso Kvara, niente da fare, provano a ripartire ancora loro per l'ultima volta, Di Lorenzo non riesce ad ammazzare Cruyff, ma poi ritorna, la palla resta lì, finisce qui ragazzi, 4-1 Devo controllare un attimo una cosa, io fondamentale. Aldo, semplicemente prima si aggiornò la PlayStation e quindi è switchato. Intanto perdiamo 25 punti. Vabbè. È switchato praticamente dal cavo al wifi e quindi per questo si laggava. La partita era segnata in partenza.